Per quanto riguarda Milani, ieri la firma, oggi l'annuncio ufficiale da parte del club biancazzurro. Dunque Milani è un nuovo calciatore del Pescara, ne abbiamo parlato tantissimo con dovizie particolari in questi giorni, in queste settimane, è un classe 2001 che arriva a titolo definitivo dal Pontedera. Le altre trattative, domani mattina c'è da dire, Paolo, che Delicari salirà a Milano per definire alcune operazioni. Quella di Saccani con il Sassuolo, arriverà in prestito secco il laterale destro del reparto arretrato, quindi metterà a posto due corsie il Pescara con Milani e Saccani, dunque in prestito secco dal Sassuolo, scorso anno in grande evidenza della Vis Pesaro, e poi Cuppone dal Cittadella. Ormai siamo vicinissimi alla chiusura, perché il club veneto è disposto a soddisfare la richiesta del Pescara per il prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di una delle seguenti condizioni: 15 gol della punta nel prossimo campionato di Serie C, oppure promozione del Delfino in Serie B. Per Simone Della Latta c'è l'accordo con il suo agente, lo ricordiamo, Luca Puccinelli, che ha giocato nel Pescara nella stagione 2001-2002, ma il 29enne centrocampista in uscita dal Padova non ha ancora deciso. Dell'Icarri aspetterà fino a domani, ma pare già caldo un altro obiettivo: si parla di una mezzala proveniente da un club di Serie B, naturalmente top secret. Non ci sono sviluppi su Pasquale Maiorino, sembrava essersi riaperta la pista per il trequartista della Virtus Francavilla, ancora un anno di contratto con il club pugliese, ricordiamo classe 89, è stato espressamente richiesto da Alberto Colombo, che lo ha allenato proprio due stagioni or sono nella Virtus Francavilla. Oggi abbiamo sentito poco fa il suo procuratore Tateo, che ha ribadito 2 anni di contratto e non un anno con opzione come proposto dal club biancazzurro. Fase di stallo per Salvatore Pezzella, di proprietà della Roma ex Siena. Domani sarà ratificata la maxi operazione col Monza, Sorrentino a titolo definitivo al club brianzolo, stessa formula ma percorso inverso per il centrocampista Luca Lombardi, classe 2002, per il portiere Daniele Sommariva, classe 97. Per contro il 19enne centrocampista greco Antonis Siatounis si è preso del tempo prima di decidere, arriverebbe comunque successivamente in prestito secco. C'è da dire che è fatta per un giovane terzino sinistro, all'occorrenza anche centrale della difesa 3, Davide De Marino, classe 2000, dalla Juve Under 23, arriverà in prestito con obbligo di riscatto. Ricordiamo che a fine aprile 2021 ha subito un grave infortunio al ginocchio, la rottura del legamento, quando giocava con la Juve Under 23, a partita Juve Under 23 Carrarese, ma da questo infortunio si è completamente ristabilito. De Marino, che negli ultimi 6 mesi ha militato nel Pisa senza però giocare neanche una partita, una gara invece con la Pro Vercelli in Serie B nel maggio 2018 nel match contro il Cittadella. Si è parlato anche di Simone Tascone, che è un classe 97, una mezzala che sta facendo molto bene in Serie C negli ultimi 2 anni nelle fila della Turris. Il giocatore sarebbe contentissimo di tornare a Pescara, perché è stato un calciatore di proprietà del Pescara senza però mai esordire in prima squadra. Il club biancazzurro ha proposto degli scambi che però non interessano al club campano. Infine, in uscita, Paolo, Tommaso Cancellotti sembra essere nel mirino del Gubbio, ancora nessuna richiesta per Frascatore e Rasi, mentre al Potenza piacciono e non poco Di Grazia e Belloni.